Buongiorno amici da Scanninge, Svezia. 16 gradi stamattina, giornata uggiosa pure oggi. Speriamo che non piova, però tirato da Sky che frema trovare un punto dove fare la cacca. Trovato. Oggi ci prepariamo a fare un bel pezzo di strada per arrivare sino a Stoccolma. Sono 350 chilometri, un bel pezzo da fare, e quindi sono le 8:30, 8:50 e siamo già quasi pronti per partire. Sono quasi pronto per partire. Nel frattempo che Sky scorrazza, faccio mente locale per altre due cose e partiamo. Quindi pronti a partire, andiamo a scaricare le grigie. Però ho trovato un posto che è difficile trovare anche le grigie a scaricare, per le capelline. Mai pensato che a giugno dovessi mettere una cuffietta. Vabbè, andiamo. Programma in itinere, probabilmente farò cerco di essere veloce, perché visto che gli ultimi video sto montando molte volte sono molto lungo, non voglio essere molto lungo, però anche questo è il mio intrattenimento e questo qua è il mio farvi vedere il viaggio. Comunque, anziché andare a Stoccolma, sto pensando, lo vedo adesso corso d'opera perché sono tanti chilometri, stavo pensando di fermarmi prima da qualche parte, domani mattina andare a Stoccolma, parcheggiarmi qualche ora, intanto di fare una visitina alla Glamstan, l'isola dove c'è una delle isole famose, il quartiere famoso di Stoccolma, e poi vedere anche, volevo vedere anche il museo, se riesco voglio vedere anche il museo del Vasa, museo Vasa. Vediamo in corso d'opera come impacchettarmi la giornata. In Comping deve esserci qualche base aerea o qualche legame con l'aeronautica svedese, perché vedo molti aerei in mostra statica su dei piloni accanto all'autostrada, quindi presumo che ci sia un aeroporto militare qui vicino. Si chiamano i Guardian, solitamente si mettono agli ingressi degli aeroporti militari come il guardiano. Niente da fare, dove era segnato il punto di scarico delle acque grigie c'è più la possibilità di farlo, quindi devo trovare un altro posto. Ah, vorrei dire, ancora alci, niente, un riccio solo stanotte, un riccio. Che Sky stava per, era curioso, lui mi ha fatto un salto per andare a vedere cosa stava succedendo, chi era. Quando aveva visto chi era, ha detto cerca di non rompergli le scatole, che non lo voglio di passare la notte a toglierti le spine dalla bocca. Con l'orsetto che raffigurano un orso, il muso di un orso, Prem, forse si chiama Prem, sono i più vantaggiosi come prezzo, quelli che ho visto, quindi adesso ne cerco uno così facciamo un rapporto. Leggero sole, un timido raggio penetra e dà che fastidio questa luce, è molto forte.
penso che gli svedesi abbiano il golf come sport nazionale, ci sono campi da golf ovunque. Comunque non deve essere stagione, Alci, se ne vedo, deve essere la stagione. To hold your breath, all those words that I think I said I meant to you before we left, and the way you move in the summertime. Ho lasciato l'autostrada per portarmi sul distributore Prem, quello con l'orsetto che vi dicevo, ma era 22.01, sì, leggermente più basso rispetto a 22.90 che avevo fatto, corone svedesi, però l'avevo visto anche più bassa, 21.90, quindi visto che non ho grosse necessità ancora aspetto. Mi fermo un attimo da Maxi il Castor Marknad, devo cercare Mangi Maschai, di crocchette. Spero ci sia, abbigliamento, vado per la casa, giardinaggio, spero ci sia. Trovati, quindi abbiamo il sacco grande, bisogna cercare qualcosa di buono, vediamo un po'. Ah, i frulli che sono buonissimi, non è che sono sacchi piccoli, sono molto appetitosi, li usavo come premietti per quando facevamo un po' di educazione. Oh, e mangiare di Sky, trovato. L'avevamo finito ieri sera. A posto. Li ho presi. I frulli che li ho presi lo stesso. Sono troppo buoni. Eccoci. Ho preso una cosa, ma prima ti faccio fare la pipì, dai. Quindi, spesa per Sky fatta, riprendiamo la strada per Stoccolma, mi sa, eh? Mi sa che ci arriviamo a Stoccolma a questo giro. Complete me sometimes, it's not the time. Siamo all'altezza di Bagnarad, mi sembra di entrare nella serie Viking, bellissimo Bagnarad, Valhalla ci aspetta. Ragazzuoli, in pratica mi sta facendo scaricare questo camping gratuitamente, grazie al signore. Veniva 100 corone, però mi sta facendo scaricare gratis, gentilissimo, anche perché stavo girando mezza Svezia per trovare un posto per scaricare. Qualcuno avrebbe scaricato non in posti idonei, però io almeno, insomma, diciamo che cerchiamo sempre di fare le cose nel miglior modo possibile, quindi mi hanno ricompensato questa tenacia. Complete me sometimes, not every time. You. Bellissimo posto, siamo a circa 60 km da Stoccolma. Comportarsi bene produce soltanto ottimi risultati, sempre. Ok ragazzi, fatto. E
very much. Thank you. Ho deviato 4-5 km per poter venire qua a scaricare, però è stata gentilissima, lo voglio ancora ridire, è stata molto gentile. Ragazzi, avete problema di siccità? Chiamatemi, dove arrivo io piove. A fianco a una sede grossa dello Scania e presumo che sia proprio la fabbrica dello Scania perché è enorme. E adesso che ci penso, poco fa quando vi ho detto che c'erano degli Guardian, degli aerei di mostra statica lungo l'autostrada, dei piloni, sopra dei piloni, io ho visto poco prima anche la Saab, indicazioni per la Saab, quindi non vorrei che ci fosse anche dove sono passato, ci fosse stata l'industria degli aerei militari. La Saab non so se fa anche aerei civili, però sicuro che fa aerei militari. Sleep at Old Navy. They shut the door. Sotto questo tunnel 30 all'ora. Non si sgarra, è pieno di autovelox. You know that I am so lonely. They've got a side door and I've got the key. So I shop around and time lingers on, so I wrote you a stupid song, and it's okay with me that you hate this melody. I fell asleep in the dressing room. You're only supposed to have 7 items too, but I cercando la lavanderia. You make me feel so lonely. Quindi, lavanderia a Stoccolma l'abbiamo cancellata perché non c'è corrente, quindi hanno o rotto o non c'è corrente, insomma non ho capito bene. La signora ha cercato di spiegarmi un po', quindi andiamo la parte centrale e facciamoci un giro nella vecchia Stoccolma. So I wrote you a stupid song. It's slightly off key and I hate this melody. Oh, you bring me back to the good old days. So many ways. Fell asleep in Old Navy. They locked the doors and said I had to leave, but I hadn't paid for the shirt. And time lingers on. In Italia non si parla molto di Stoccolma, pochi servizi in TV, promozioni aeree quasi inesistenti e una scarsa pubblicità in generale.
that I am so lonely. They've got a side door and I've got the key, so I... Probabilmente anche voi siete poco informati sulle bellezze di questo posto meraviglioso ed è proprio per questo che rimarrete colpiti dal suo incredibile fascino. You, a stupid song. And it's okay with me that you hate. Una suggestiva città vecchia, parchi, canali, design e architettura sono i segni distintivi di Stoccolma, città dalla forte indole marittima e dell'atmosfera internazionale. Prendere i battelli per andare da un punto all'altro della città e visitare parchi, musei e palazzi antichi saranno le cose che più vi piacerà fare a Stoccolma, dove le 19 ore di luce solare al giorno, da maggio a luglio, consentono di stare all'aria aperta fino a tardi, senza neanche accorgersi del tempo che passa. Proprio qui, in uno dei centri storici medievali più estesi e meglio preservati d'Europa, che fu fondata nel 1252 la città di Stoccolma. Passeggiando per le caratteristiche pittoresche zone di Gamla Stan, scoprirete ristoranti, monumenti, negozi e molti altri posti che stuzzicheranno la vostra fantasia e curiosità. And time lingers on, so I wrote you a stupid song. And it's okay with me. Le particolari stradine acciottolate su cui fanno capolino le case gialle sono il biglietto da visita di una zona unica nel suo genere. La principale attrazione turistica del Gamla è il Palazzo Reale, uno dei più grandi edifici del mondo, che oltre ad essere costituito da più di 600 stanze, ospita al suo interno interessanti musei come quello dell'Armeria Reale. L'unica nave del 1600 ancora presente sulla faccia della terra si trova proprio a Stoccolma, nel Museo Vasa. La medaglia Vasa è costituita per oltre il 95% da pezzi autentici ed è abbellita da centinaia di sculture intagliate. For the sake of the story and just over and over, she turned the blind eye to him. And oh, she's a looker. Il municipio di Stoccolma, che non riuscirò a vedere oggi, è uno dei più significativi esempi di architettura in stile romantico svedese ed è dominato dalle tre corone dorate della sua guglia alta 106 metri, simbolo del potere della Svezia. Ideato dall'architetto Ragnar Osterberg e inaugurato la sera del solstizio d'estate del 1923, il municipio si compone di 8 milioni di mattoni che al suo interno spiccano il meraviglioso Kilian Sale, salone dorato, completamente decorato con mosaici da 18 milioni di tessere d'oro e l'affresco di Prince Eugen che ritrae il panorama del lago che si può ammirare dalla galleria. Get together, thirst over drinks and sherry. We'll notice some kind of things that fairy says and does for her all the time. She's a looker, she'll justify his dream. And Barry, he's grown now, he's everything he's seen. Nella sala consigliare del municipio si svolgono le riunioni della giunta comunale di Stoccolma e sempre all'interno delle mura del municipio si tiene il grandioso ricevimento del premio Nobel. Sherry ain't great,
and there can be weeks where Sherry ain't exactly what she seems, not what she seems. Of course, Barry noticed and thought he'd try again to find another Sherry. And with his confidence, he knows he can do it all over again. And Barry's moved on. He's dating someone new. And Sherry is history, 'cause Barry's dating her best friend. He's dating Sherry's best friend. Barry's revenge is dating Sherry's best friend. Barry's revenge. Here comes Barry. He picked a girl and let's just call her Sherry for the sake of the story. And just over and over, she turned a blind eye to him. And oh, she's a looker. She'll wash away his dreams. But Barry, he's awkward in the way he's always. He'll get some confidence, something he's never had, and Sherry will notice that Barry ain't. Bella Stoccolma, eh? Peccato che sto mordi e fuggi. Chi lo sa, si tornerà lontano, eh? Però ogni posto del mondo è bello. Some kind of things that Barry says and does. Visita lampo a Stoccolma fatta. Adesso ci portiamo in uno spot, sperando che sia giusto, sperando che ci sia un po' di segnale, ma dovrebbe esserci. Al di fuori, siamo fuori di Stoccolma, usciamo fuori da Stoccolma. Vabbè, ci mettiamo in moto, via. He's grown now. He's everything he sees about this sharing. Sherry ain't great. And there can be weeks. Adesso in questa puntata qui di Stoccolma, un ragazzo a fianco al camper in bicicletta mi ha detto: ma sei italiano? Ho detto sì. Mi ha detto: guarda, sei il primo italiano che incontro da quando sono partito dalla Sardegna. Seguimi. E spero che mi stia seguendo, che stia guardando. Ciao e grazie del saluto. Find another Sherry. Bello incontrare sempre italiani all'estero. All over again. And Barry's moved on. He's dating someone new. And Sherry is history, 'cause Barry's dating her best friend. He's dating Sherry's best friend. Barry's revenge is dating Sherry's best friend. Barry's revenge. Da 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 da.